Alice è stata accettata da tutti nel mondo della magia e ha iniziato a vivere spensieratamente insieme a Sheila ed Eva. Ma a seguito dell'attacco dell'Idra, gli stregoni hanno scoperto che gli spiriti sono fuggiti dalla gabbia di contenimento e giungono per catturarli. Ma allora non ci sono solo le streghe. Esistono anche degli stregoni maschi? Alice, il grande potere che hai lontano ti porterà in un paese incantato dove il vuoto giù ti trascinerà. In questo mondo da sola non sei, ed esci al tuo fianco avrai la magia, poi vita prenderà. Il trio Twini Witches nascerà. Una strega tu diventerai, con le amiche in questo mondo sarai. La legge imponente cambierai, con le streghe tu vivrai. L'amicizia e l'amore insegnerai, con la magia tu ti aiuterai. Il segreto del passato scoprirai, nel tuo presente c'è il potere. Un solo modo ci sarà per salvare la gente privata della luce del sole. Si dovrà raccogliere il potere delle miriadi di creature liberate dalla gabbia e risvegliare Satana dal suo sonno. Ma Satana venne imprigionato per l'eternità dal nostro creatore e... Il cammino sta per aprirsi. Allora sta per giungere il Salvatore. Sono certo che sta per arrivare. Basta! Taci! Ah, che succede? Adesso che l'ho evocata, cosa devo fare? Lanciala e metterà una scossa elettrica. Una scossa? No, non sono sicura di avere capito, ma... Vai! In soli 3 mesi sei riuscita ad arrivare fin qui. Fai progressi! Mi sono un po' stancata di tutto questo. Dove vai? Guarda, Sheila, adesso proverò anch'io a fare la magia del fulmine. No, prima di fare questo devi ancora imparare a padroneggiare altre magie. Ma a me piacciono quelle più forti, lo sai? Lascia perdere. Come fa a saperlo se nemmeno ci prova? Avanti, dacci una foglia di cabuglione elettrico. Vi ho detto di lasciare perdere. Sheila, non è che dici così soltanto perché non hai più foglie? Anzi, pare che gli stessi cabuglioni elettrici siano tutti spariti. Già! Smettete di dire sciocchezze e memorizzate la formula magica! Sheila ha proprio un caratteraccio! Sul serio? Ma allora, dov'è finita? Chi? Ma è ovvio! Di chi vuoi che stia parlando? Ha detto che andava a fare un giro al mercato. Dalle questo. Ma questo? Mi dispiace ammetterlo, ma nella magia del fulmine mi è nettamente superiore. Non fare la modesta.
Sheila, perché mi dai una cosa simile? Lo sai che non ho alcuna intenzione di catturare né di combattere gli spiriti. Tienilo tu! E basta! Ah, smettila di cercare di catturare tutti gli spiriti! State attenti! Ci sono gli stregoni! E come facciamo a stare attenti? Aiuto, Sheila! State a sentire! Noi non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di lottare contro di voi, credetemi! Ho paura! Non vogliamo combattere! È inutile cercare di scappare! Adesso vi trasformerò tutti in pezzi di ghiaccio! Sì! Cosa? È tutto inutile, Sheila! È vero! In momenti simili la sola via di salvezza è la fuga! Hai ancora voglia di scappare? Fermatevi immediatamente! Lasciate andare quello spirito! Incredibile. Anche gli stregoni. Con un colpo solo. Non è giusto. Alice. Questa è la magia. Non è giusto. Chissà come sta Alice. Spero stia bene. Era inevitabile. Se non avesse agito così, saremmo state noi ad essere sconfitte. D'ora in poi dovremo combattere in quel modo. E non potremo andarci tanto per il sottile. Chissà se tornerà a casa per cena. Sei stata tu? Sei uno degli stregoni. Mi dispiace, ma io non ho nessuna voglia di combattere contro di te. Quindi puoi fare di me tutto quello che ti pare e piace. Va bene, come desideri. Questo è per te. Se pianti un seme, prima o poi germoglierà e crescerà. È così che va la vita. Un ragazzo? Già. Ha detto di chiamarsi Sigma. Però se è un ragazzo è uno stregone, no? A quanto pare non sono tutti malvagi. Vuoi scherzare? Loro sono nostri nemici, lo capisci? Non sono nemici. Le streghe e gli stregoni sono in guerra. Allora sarebbe meglio se la smettessero. Lo hai visto anche tu che stanno cercando di rubarci tutti gli spiriti, o sbaglio? E tu continui a voler salvare gli stregoni. Ecco perché stamattina... D'accordo, ho esagerato. Ma loro ci avevano attaccate, Alice. Scusami, Sheila, ma io sono sempre più convinta che la magia serva soprattutto a rendere felice la gente. Alice. Non intendo combattere. E ti garantisco che d'ora in poi non farò mai più del male a nessun essere vivente usando la magia. Smettila di dire stupidaggini adesso. Io non sono un'arma nelle tue mani. Lo vuoi capire oppure no, Sheila? Ora va meglio? Ah, sei tu, Sigma. Sheila! Mi dispiace, ma al momento non vogliamo rimanere insieme a uno stregone. Siete in guerra, vero? Sì, lo sai. E sei venuto qui. E allora? Sheila, per favore! E allora smettila di prenderla in giro. Non te lo permetto, hai capito? Prenderla in giro? Io? Sigma, smettila anche tu. E perché mai la dovrei prendere in giro? Io... non lo so. Sappi che io non sono lo strumento di nessuno. E non sto dalla parte né degli stregoni né delle streghe. Io sono io e basta. Non sono un cagnolino al servizio del potere come te. Nemmeno io lo sono. E allora perché staresti combattendo contro gli stregoni? Che guai, Sheila! Aiuto! Fermatevi! Ferme!
qui possono entrare solo gli addetti ai lavori! Se sono tanto agitati, vuol dire che qui c'è davvero qualcosa che non dovremmo sapere. Fermatevi, non proseguite oltre, ferme! Significa questo? Ci hanno ingannate per tutto questo tempo. E adesso che si fa, Sheila? Hanno scoperto che gli spiriti sono fuggiti tutti quanti. Adesso basta, smettetela! Stai zitta, ci ha ingannato! Non osare darci ordini! Fermatevi! Se continuate così vi verrà fame, smettetela! Adesso basta! Fermati, Sheila! Che stai facendo? Smettila, Sheila! Non posso restare zitta a guardare! Maledetta! Come hai osato? Ferme! Siete tutti in arresto! Non puoi prendertela con delle bambine! Basta, basta con la violenza! Non fate le brave bambine adesso! Ora che hanno scoperto la crisi che affligge il mondo delle streghe, non possiamo certo lasciarle a se stesse. Pensateci voi adesso. Quanti spiriti sono riusciti a scappare? Quasi tutti. Oh, dobbiamo ricominciare da capo. Atelia, magari potresti pensarci di nuovo tu. Temo proprio che dovranno restare rinchiuse nella gabbia di contenimento. Ed è colpa tua. Mi sembrava di averti detto che non avrebbero mai dovuto scoprirlo. Ad ogni modo, tutto ciò è avvenuto perché tu eri la mia favorita e io mi ero fidata di te. Considerati destituita dal ruolo di leader. Atelia! Te l'avevo detto, no? È da sciocchi fidarsi del potere, che è effimero come la schiuma. Come hai fatto a venire qui? A Witch-Even si estende la barriera della Grand Master. E lì non posso entrare nemmeno io. Già. Non avvicinarti a me. Io credo solo in me stesso. E credo che anche tu la pensi così, non è vero? Cosa ne sai tu di me? Molto, e sai perché? Perché tu hai il mio stesso odore. Il tuo stesso odore? Che ne diresti di scappare da questo mondo, io e te? Bentornata a casa, Sheila. Non hai appetito? Stavo giusto preparando dei pancake. Domani niente caccia agli spiriti. Eh? Succedendo, Sheila? Vediamo, fammi indovinare. È forse successo qualcosa con quella signora? Mi ha dimesso da leader. Beh, meglio così, no? Adesso non dovrai più occuparti di quell'incarico noioso. Alice! In ogni caso, domani niente caccia agli spiriti. Credo che sia meglio anche per te, Eva. Sheila! Lasciatemi da sola. Io credo solo in me stesso. E credo che anche tu la pensi così, non è vero? Ha ragione. Io credevo solo in me stessa. Però, da quando...
da quando io... Sheila ha detto che non c'è bisogno di andare a caccia di spiriti. E invece... E poi, Alice, tu non eri contraria a dare la caccia agli spiriti. E tu che fai, Eva? Beh, devo catturare gli spiriti in modo che io sia liberata dall'incantesimo che impedisce di diventare adulta. Però vorrei anche lasciare liberi gli spiriti, come dici tu, Alice. Non so che fare. Sono proprio una stupida. Però voglio bene sia a te che a Sheila e quindi vorrei aiutare tutte e due. Volevo solo questo, ma... Ma cosa? Però tutto a un tratto, Sheila, dice che non dobbiamo catturare gli spiriti. Mentre tu, nel momento stesso in cui lei dice di non catturarli, vuoi catturarli. Non ci capisco più nulla, mi sembrate impazzite tutte e due. Aspetta, io non sono affatto impazzita. Ho forse mai detto che andrò a catturare gli spiriti? Non è come credi, io desidero solo difendere gli spiriti dagli stregoni, tutto qua. Allora mi dai una mano? Eh? Sì, certo! Aspetta, non vogliamo catturarti, ma proteggerti! Perciò fermati, dai! Aspetta, su, vieni qui! Fatto, Alice, guarda, l'ho preso! Ehi, Alice! Posso dirti una cosa, Eva? Senza Sheila proprio non ci riesco, non sono capace! Sheila... Ho deciso di ricominciare da zero. Voglio che sia la caccia degli spiriti il mio futuro come strega. Mi sembri sincera. È perché credo che tu abbia detto una cosa giusta. Visto? Allora resta con me. Questo non è possibile. Perché? Perché non so ancora quale sia il mio dovere. E penso che finché non lo avrò capito, se anche dovessi fuggire da qui insieme a te, non cambierebbe nulla rispetto ad ora. E poi, io non so assolutamente nulla di te. Mio padre venne ucciso per essersi opposto a Grande. Grande? È l'autorità suprema degli stregoni. Ecco perché non intendo sottostare a chi comanda e voglio vivere seguendo la mia strada. E questo è quanto. Eva, torniamo verso casa. Sì, arrivo! Ah, Alice! Ma guarda, sono solo delle ragazzine. Dateci quello spirito! Sono stata evocata! Ta-da! Ma che stai facendo? No alla caccia agli spiriti, no alla guerra! Io sono la strega che lotta per il bene, sono Alice! Questa è la piccola strega che ha lanciato la magia del fulmine! Cosa? Alice, falli a pezzi, come hai fatto l'altra volta! Ma che stai dicendo? Ho promesso che non avrei mai più fatto del male a nessuno con la magia! Ma se non userai la magia, gli stregoni ci ruberanno lo spirito e sicuramente che loro... State confabulando! Anche se sa usare la magia del fulmine, se non ci date quello spirito, vi faremo vedere noi! Via! No! Fermi, aspettate! Anche gli alberi sono esseri viventi! Perché volete bruciarli? Non potete! Facciamole fuori! Sì! Eva! Maledizione! Eva! Aspetta! Alice! Quelle sono... C'è. Sheila, io vado a salvare lo spirito che hanno rubato gli stregoni. Non c'è tempo da perdere. Ma di che cosa stai parlando? Che cosa è successo? Sta zitta e seguimi. Muoviti, devi assolutamente venire anche tu. Alice, il grande potere che hai lontano ti porterà in un paese incantato dove il vuoto giù ti trascinerà.
questo mondo da sola non sei, ed esci al tuo fianco avrai la magia, poi vita prenderà, il trio Twin Witches nascerà. Una strega tu diventerai, con le amiche in questo mondo sarai, la legge imponente cambierai, con le streghe tu vivrai, l'amicizia e l'amore insegnerai, con la magia tu ti aiuterai. Il segreto del passato scoprirai, nel tuo presente c'è il potere.